siamo pronte ad accogliere come si conviene, cioè con applausi, mortaretti, risate, battimani, che non ci sono, ma immaginatevi, il nostro Paolo Fox, l'uomo delle stelle, eccolo là, buongiorno Paolo. Ciao a tutti, ciao Giancarlo, ciao a tutto lo studio. Bene, allora, oggi oroscopo breve ma conciso. Ma intenso. Allora, diciamo subito che uno dei segni che oggi è un pochino più affaticato è il Sagittario. Quindi devo dare 2 stelle al Sagittario, anche perché sta per arrivare in questo cielo una concentrazione di pianeti in opposizione. Nulla di grave, per carità, vi dico sempre, non credete, ma verificate, sono io il primo che verifico le cose. Ma questo Sagittario entro domenica deve mettere a posto delle questioni di lavoro, personali, familiari, e quindi lo trovo molto turbato. Se poi questo turbamento corrisponde anche ad una situazione di disagio che riguarda proprio la vita familiare, bisogna stare attenti. Quindi anche in amore bisogna essere cauti ed evitare tensioni. Lo dico anche in vista della giornata di domenica, che potrebbe essere un pochino più fiacca da questo punto di vista. Il segno zodiacale dell'Acquario, 2 stelle. C'è da dire che l'Acquario non ha in questi giorni le idee chiare, lo sto ripetendo da un po'. C'è una condizione strana che riguarda questo segno zodiacale, che in questi giorni, anche nell'ambito del lavoro, nelle relazioni con gli altri, si sente messo alla prova, probabilmente è anche molto stanco. E la situazione generale per oggi è un po' confusa, e questo riguarda anche il danaro, mentre in amore, per fortuna, l'Acquario è molto quotato, quindi da un punto di vista sentimentale abbiamo buone stelle. 3 stelle per l'Ariete. Il fatto di avere Giove dissonante, ve l'ho ricordato, significa burocrazia, carte, legalità. Se avete fatto qualcosa di sbagliato nel passato, e all'Ariete capita, perché a volte andate un po' troppo di fretta, magari firmate un accordo senza leggerlo, non guardate le clausole scritte in piccolo, ecco, attenzione, perché questo è un periodo che porta i nodi al pettine, come si dice. Quindi c'è un po' di tensione anche sul lavoro o nella ripresa del lavoro. 3 stelle per la Vergine. Ho avvisato, questa è una settimana che è un po' particolare. Non posso dire come al solito che siete belli, bravi e splendenti, perché lo siete, ma in questa settimana siete anche molto affaticati e la giornata di oggi lo dimostra. Se avete delle persone che vi stanno contro nel lavoro, oppure qualcuno tira troppo la corda, darete in escandescenze. Non diffidate dei Vergine, che sono pieni di grande buona volontà, hanno un certo aplomb, perché poi quando si arrabbiano fanno saltare tutto in aria. Quindi attenzione, vedo il professor Broccoli che condivide, attenzione, entro domenica, se qualcuno vi sta sulle scatole, glielo direte senza troppi giri di parole. Lo Scorpione, 3 stelle, con una marcia in più per quanto riguarda anche le questioni di lavoro, perché in questo momento voi, come tutti, insomma, vi riaffacciate alla vita professionale. Io capisco che a volte magari i toni sono un po' entusiasti, troppo, però dobbiamo tutti reagire. Io per primo, quando cerco di ritornare ad avere un buon contatto con voi, cosa che tra l'altro ho notato esserci, perché siete sempre tanti a commentare l'oroscopo sulla pagina dei Fatti Vostri. Allora, cari Scorpione, emotività sì, importante, ma teniamola sotto controllo, se poi diventa pessimismo. Una giornata in cui bisogna essere un po' cauti. 3 stelle anche per il segno dei Pesci. Io non voglio girare il coltello nella piaga, però dal punto di vista delle relazioni ci sono delle perplessità notevoli. Da qualche tempo nella vita di coppia c'è qualcosa che non funziona. Attenzione nei legami con Vergine, Sagittario. Segni che comunque hanno delle difficoltà. Quindi sia nei rapporti interpersonali, sia nelle relazioni di lunga data c'è qualche livore. Poi se uno dei due gioca a fare il prepotente, parlo di coppie che sono in piedi da tempo, cioè cerca di imporre al partner delle cose, e allora lì sono guai. E questo weekend, poi ve lo spiego meglio venerdì, in arrivo rappresenta un po' una prova, un test delle vostre relazioni. Un po' meglio dal punto di vista personale e professionale. 4 stelle per il segno del Toro. Il Toro, con Giove attivo, adesso vuole ritrovare un po' di tranquillità anche a livello economico, a livello pratico. Voi sapete che un Toro senza le spalle coperte e senza avere, diciamo così, qualche soldino da parte non sta bene. Ci sono dei ritardi se dovevate ottenere delle assegnazioni, però questa giornata è importante anche perché la Luna sta per arrivare ad un punto molto importante del vostro cielo, quindi avete più creatività. 4 stelle per i Gemelli. Ecco un altro segno, i Gemelli,
che veramente entro il weekend riprende quota. Addirittura le persone che hanno abbandonato una questione di lavoro, hanno avuto un problema personale, potrebbero in questi 3 o 4 giorni risolvere. Ora, non tutti si danno da fare nel fine settimana, però penso che le buone intuizioni valgano oro e voi le avrete, perché anche in amore Mercurio e Venere nel segno rappresentano curiosità e voglia di fare. Ecco, se c'è una cosa che il Gemelli non deve mai perdere è la curiosità, perché quella spinge in tutto, nel lavoro e in amore. 4 stelle per il segno del Leone. Cercate di mettere da parte le tensioni, le competizioni, cercate di non vivere tutto come se fosse un'eterna gara, altrimenti rischiate di farvi del male e magari anche di creare dei problemi personali notevoli nel vostro rapporto di lavoro. Mentre per quanto riguarda i sentimenti, devo dire, siete molto protetti e molto forti. 4 stelle per il segno del Capricorno. Tra i primi a riemergere ci siete voi. Lo dicevo anche ieri parlando di alcune persone che magari, sapete che il Capricorno è molto scettico, giustamente, avevano messo in discussione anche le stelle, come è giusto che sia, siamo tutti disponibili alle critiche motivate, però poi leggo sui giornali, leggo che proprio il Capricorno è tra i primi a riemergere. Non nessuno può prevedere realmente le grandi catastrofi, però le stelle ci aiutano a capire come riemergere anche nel momento in cui siamo giù. E tra i segni più forti quest'anno c'è proprio il segno del Capricorno. 5 stelle per il segno del Cancro. Che succede? Succede che adesso siete molto molto innamorati, detto, ci sono anche delle situazioni migliori. Per quanto riguarda proprio i rapporti familiari, personali, sentimentali, avete un grande oroscopo. Per quanto riguarda le questioni di lavoro, tra fine mese e i 10 giorni di giugno, ve lo dico d'anticipo, dovrete mettere a posto alcuni contenziosi aperti. E oggi chiudo in bellezza con il segno zodiacale della Bilancia, questo oroscopo flash. Vorrei che questo flash riguardante la vostra vita sentimentale fosse bello e abbagliante, perché avete veramente bisogno di luce, una luce che Mercurio e Venere portano nel vostro segno zodiacale e che nei prossimi giorni può diventare anche una conferma per quanto riguarda le relazioni e gli incontri. Quindi è un oroscopo importante per tutti i Bilanci che vogliono riprendere quota. Bravo, grazie Paolo, sei stato velocissimo, il Senato te ne sarà grato, perché poi allora che dobbiamo dare la linea tra poco. Intanto grazie mille e ci rivediamo domani a Paolo Fausa. Dall'alto delle mie 5 stelle ringrazio il nostro astrologo. Ciao.